Ah, no, proprio no, no. proprio. Di notte Ciao. Trovi Gasly. Notte. Ciao. Allora, aspetta. Di notte trovi Buonasera, Gasly. Buonasera, comunque. No, parlando di Pokémon, perché ah, è il gioco notte. Del momento. Aspetta, io non ho capito ancora questa cosa della notte. La notte va in base al radio reale. Non è vero, non c'è la notte. Ah, no, c'è, allora, ieri sera io mi sono messo a prendere roba nelle cose selvagge, c'erano solo Gasly. Anche a me. Ma no, quindi va in base nelle al torre radio c'è reale? C'è la torre degli spettro, c'è solo lo spettro. No, ma no, non erano lì, erano dappertutto. Non erano allora in quella torre. Va in base all'orario reale. Comunque, anche perché lì trovo solo i riflumi. Giochiamo a Rainbow Six, va là. Ringraziamo. C'è un sacco di gente da ringraziare. Io mi sto dicendo grazie a lui. Aspetta, allora, Mikolix, Deps, Gesù Salvador. Aspetta, aspetta. Ma c'è un sacco di gente. Magnifico, Burzo, Crazy ed Elinor. Ma neanche Gergo. Sei tornato per te. Dov'è l'acqua? Non c'era. 43 mesi, milioni di mesi. Vede, e Akiva e Mikolix? E quelli non li vedo. Debs, Cap. E poi c'è Boots. Quelli li vedo. Una Fatto persona. Riempio la borsa. Sona, grazie a tutti quanti. Io amici ho preso uno Storm Energy stasera, quindi gioco pro. Quindi Madò, devi fare le pentakill. Wow, però. Morelli, se non fai guarda, almeno 3 ace in questa live. Mi muore il personaggio. Tra l'altro, lo diciamo adesso. Ho tutta l'acqua di fuori, ho fatto un macello. Ma cosa vuol dire? Ho sentito lo splish, splosh sul pavimento. Ma cos'è combinato? Marco, l'hai fatta cadere per terra? No, è caduto. No, sul tappetino del mouse mi è caduto. Allora no, era sbagliato il rumore che ho sentito. Tra l'altro lo diciamo già adesso, che lo diciamo anche a Marco, domani giornata Pokémon, facciamo sia mattina sia sera Pokémon. Va bene, però adesso devo andare a prendere un tovagliolo, amici, sennò non arrivo nell'acqua. Intanto FIFA, almeno FIFA facciamo. Quanto è uscito almeno FIFA. Acqua. Facciamo un po' di FIFA ride. Su PC, la Switch la tengo di fianco intanto che... Ah, va bene, streamiamo in tre, facciamo diviso in due. Sì, sì, streaming. Siamo squad streaming. Grazie, God. No, domani tornato. Facciamo giornata ride. Non l'ho ancora fatto. Tu pure li metto prima che hai fatto. Sei al 40 nel prima palestra. Adesso sono alla settima. Ah, mica avete già finito il gioco. Porca vacca, uno sta via un giorno e gli altri già finiscono il gioco. Dura 6 ore il gioco. Beh, che... Ma adesso sono 3 giorni un po'. Grazie, Johnny. Beh, ma Moro venerdì non l'ha giocato praticamente. Ah, e comunque ho battuto la prima palestra con come si chiama? Rillaboom al 40. Ho battuto la sesta con Rillaboom al 44. Come ora ti mangio? Eh sì, perché eri overlivellato da bestia, Morelli. Capito. È tipo il di diversi che c'è il FIFA, no? Moro, ma perché sei arrivato al 40? Ah, tu l'hai finito a 30 ore. Che già cazzo non hai farmato in tutto sto tempo? Ma io in realtà l'ho finito. Ride, basta. Ah. Avete già finito? Anche tu, Mark, l'hai già finito? Io in realtà ho l'ultima palestra da ieri pomeriggio. La potevo finire quando volevo, perché non voglio. Ma non voglio finirlo, perché voglio farmi un po' di Pokémon, poi lo finisco. Ma ci sarà anche dopo l'endgame. Io prima di finirlo voglio prendere Pokémon che voglio nella squadra, almeno quello. Vabbè, quello lì sicuramente. Quello già io. E ne ho in mente altri due, uno due non so. Sono tutti di Galar i miei. Sono 4/5. Io no, tutti della prima generazione. No, ma manca uno, è vero. C'è uno di la nuova che mi piace, la tartaruga lì strana. L'ho portato a 40, poi l'ho depositato. L'evoluzione mi piace un casino. Grazie, Crazy. Grazie, Crazy. Crazy. Sing a song. Ah, ecco chi. Mi sono fatto. Per la Lega mi sono fatto Noivern. Messo che ci sia una Lega, non lo so. Io devo ancora battere. Presumo che la storia di Noivern sia sempre uguale. Cioè, sarà la Champions League. Pistrello con le ali, mezzo drago. Ah, niente spoiler in chat. Bende, se non le vinci tutte, fai la UEFA. Se no, fai la Champions. C'è il comando stream guido, sono io comunque. Sono Esprit. Derek, vedi nel gruppo di Telegram o su Discord se c'è gente. Ma sì, per scambiarvi Pokémon, ma su Discord chiama una stanza su Discord per i raid anche se volete. In caso, per chi volesse, come avevamo fatto con Pokémon Go, magari fate un foglio codice amico e mettete anche se avete Sword. Ci ho fatto una clip di Lieter che fa così, ci facciamo una canzone. Mi è stato ritraverso tutto. È vero. No, comunque chi volesse fare. Qui non parte la partita, e poi lo condividiamo. Andiamo e scherziamo. Fallo lo abbiamo. Raidiamo e scherziamo. Ah sì? Ma bella, mi piace sto gioco.
Grazie il giro del gap. È un figurino simulato. E anche a Menorio. A Menorio. Perché a me dà solo gli Ezar con la, il quadratino con la spunta? Non so perché. Grazie, è anche a me. Dove? In che senso? Tutto. È sembrato ogni simile cosa, ho fatto dal menu io. Ok, no. Era partito. È partito? Quindi, amici, ma domani, domani facciamo anche le sfide, no? Cazzo, contro il top. Che cazzo sono le sfide? Sono le sfide? Le sfide, tanto ci porta tutti a livello... Dalle battaglie allora, tra di noi? Hai comunque il livello capito, sbarellato ma... anche se ti pareggia. Marco, prendiamo... Però... Ah beh, per il livello... Perché io sono molto indietro. No, no, ti pareggia, ti mette tutti al 50 o tutti al 100. Il problema è che le statistiche però sono di quelli... Anche le mosse, cioè io le mosse praticamente iniziali. Ma io non so, io non so come si... No, ma facciamo si vedono gli V. Voglio sapere come ieri non si sì, no? No, me l'avevano detto ieri, ma non mi ricordo adesso. Non potevano fare come Let's Go, che si vedeva, c'era le stelline, mi pare, non so cos'era. Non ricordo. Let's Go non me la pare. Sì, c'erano le stelline, c'erano... Su Pokémon Go ci sono le stelline. No, su Let's Go anche c'era. Ah sì, su c'era. C'era la, le tabelle, le stelle. Ma non mi mette più. Un po' come hanno fatto adesso su Pokémon Go. E qui invece non c'è. No, non facciamo. Ma ragazzi, ma si è buggato il tappeto. Come? Marco, non lo può più mettere qua sotto. Ma dai, in teoria lo c'è l'NPC che ti dice cosa. Ma l'NPC è brutto. Cioè, bisogna stare lì ogni volta dall'NPC. Dopo la Lega si vedono. Ma cosa serve mettere dopo la Lega? Per il competitivo, se ero no, quindi se li mette dopo la Lega. PC? Perché non. Boh, per me sarebbe piaciuto prendere quelli con i V-Belli. Sì, sarebbe comodo prenderli già dall'inizio, sei a posto, non è senza, senza troppi passi. Sento la mano flebile. Come Marco? Ho la mano flebile. Ho sentito un cecchino. Un bel piacere Marco. Cecchinare. Sì, ma cecchinato me. Allora, c'è Giampiero Mughini qua e un altro anche. I ragazzi hanno rotto il lucernario qui. E allora non affacciatevi. Mi sono affacciato, ho fatto una cacciata, via. No, per me è là. Lascio aperto, lascio aperto. Tanto per cantare, Corvo. Ah. Dov'era? Dove l'ho pubblicato. Non lo vedo più. Grazie, Sam. Dentro lo stanzino di la granata. Male. Ma ha tolto 30 di vita. Erano in 3 da Esport. Dovevo uscire, ci sono due fuori. Sono due fuori. Ma come cazzo... Di là sono due. Ma poi c'è anche il violento del dato. Io guardo lui che c'è venuto così di violenza diverso. Supporto, buon arcobaleni e un saluto al tizio della ICW. Tizio delle ICW. Sono io. Grazie. Fatto la lezione di 619. Grazie mille, supporto. Grazie, supporto, perdonami. Vabbè, ti. Cazzo. Niente, non ci avevo fatto. Ma corpo, le gambe. Che mira di merda. Le ginocchia. Starter presi, io quello d'acqua. Io ho erba. Anche io. Non so come si c'è troppo. Impossibile da fare una persona su Rainbow Six. Cioè, sarebbe carina da fare, però. Quindi sono l'unico che ho preso d'acqua. Bisogna aggiungere le persone su Ubisoft. Tu hai preso Grookey? No. Hai preso Scorbanni? Sì. Ah, ok. Perché ti facendo cagare, Marco. Anche Scorbanni è così. Ma Grookey è bellissimo. Non è che sia così. In realtà tutti sono un po' cagare su starter quelli. Sì, diciamo che. Ah no, è ostaggio. Allora, tra le generazioni forse... Tra le peggiori, sì. Sicuramente. Un po' sì. Come cioè... starter, sì. Oddio, a me lo starter d'acqua iniziale, proprio la forma base, mi piace. Pucciuso. Ma sì. Quelli dopo iniziali mi piacciono tutti e tre. Poi le evoluzioni fanno diventano tutti di merda. Rillaboom non mi dispiace. Non guarda, Morelli, lasciami stare. Ma gli altri due, cioè... La terza di Scorbanni è veramente imbarazzante. Ma Morelli, è ragazzino. Non puoi dirmi che è bella quella di Guido, è uscito di una persona normale. Grazie a te. Mi fa ridere che la seconda abbia le mani in tasca. È una persona normale. No, in Teleon a me non dispiace, per esempio. Sono sopra, comunque. Una persona normale con bastone, cosa vuol dire? Scusa. No, il capo un po' c'ha ragione, in realtà. Non è che sia, no. No, no. Infatti gli start potevano essere molto come spettacolo, e le altre generazioni erano migliori. Allora, a me il fatto che sia umanoide non me ne frega niente, mi piacciono un sacco di Pokémon umanoidi a me. Sì, sì, ma non è che è umanoide, è che è proprio un umano. Sì, ma anche Sobol è vero. Sobol è un umano messo lì elegante, non è che sia una roba più diversa da secondo scorbato. Cioè, se non ti piacciono gli umanoidi, non te ne piacciono. Se ti ma piacciono... non è che non ho detto non mi piacciono gli umanoidi. È che per me lui è proprio un umano. Punto. Ma com'è possibile? C'ha il ciuffo, c'ha le orecchie, da le mani a pallina. Praticamente. C'ha le mani a palla, il ciuffo e la faccia. Mi hanno visto, mi hanno ucciso. Ottimo Corvo. Da dentro l'ascensore, io ero fuori.
Minchia, bravissimo. Che vista. Devo adattarmi? Ok, niente. Vabbè, no, questo è un fenomeno. Che paura, Marco. Comunque domani proviamo a fare i raid. Vediamo un po'. Faccio così. Proviamo. Sono curioso di prendere un po' di Pokémon anche interessanti. Bravo, Mauro Danichelli. Dov'è che sono loro? Ah, dentro la che livello li fai. Martina! Marco dov'è? Come Martina? Nell'ascensore sempre, ve l'ho non detto lo so, prima. Credo di sì. Ma come ha fatto a prendermi da lì più che altro? Britti. È un fenomeno Alex quello. Alex Britti. L'ho preso la spina dentro il mio sedere. Non era nel sedere, l'ho visto. Che ne sai tu? L'ho visto. È quello lì, che cazzo era? Ah! Scusi. Perché non posso giocare? Che cazzo? Arriveranno tutti adesso. Arrivano gli shotgun, vado brutale. Di più. Ammazzare tutti. Questo c'è un altro, non so. Ah! No, non so neanche cosa succede. Non lo so cosa succede. Ma era nascosto dietro lo zainetto, era. Infatti, ti ha inseguito. Era proprio nel tuo zainetto. Ma lui non l'ho visto comunque. Ah sì. Ma madonna che shottato da quella distanza. Cosa dice Vale? Le cazzate. Oddio, Marco ha preso la minchia in mano e ha fatto slap con la minchia. No, l'avevo capita. Lui si è schiaffeggiato, hai capito? Allora, io prendo un po'. Scusami. Scusati. Perdono, Marco. A me piacciono quelli umanoidi, ma la terza di Scorbani è un orrore. Vabbè, ma ci sta che non ti piace proprio la terza di Scorbani, è che... Secondo me ci sono stati veramente tanti Pokémon che sembrano umani. Ma sicuramente, non ma è che ho detto che comunque è umano. Che è l'unico Pokémon di merda. Ripeto. Non è umanoide, è una mascotte di una partita di basket. Il fatto è che a differenza Machamp... di quello di anche cioè a differenza di Inteleon, cioè anche Inteleon è un umano elegante. È un umanoide, cioè ispirato a alle spie, no, così. Vedete i giubbi. Però il fatto è che si, ma cazzo, come si chiama la terza di Corvani? Kinder Ace. Mi aspetto che da un momento all'altro inizi a parlarmi tranquillamente come fosse un mio amico. Madonna, magari c'è chi sono? Cioè, amici coniglio. Best Bunny è diventato. Eh sì! Ma è passato lo stesso, sta animale. L'ho ucciso. Vabbè, si può. 10 secondi. No, il miglior starter è sempre solo Toto, no? Cioè, molto il miglior starter confermo, cioè, che è sempre solo Toto, dai. No, io ti direi uno della prima, io. Ma c'era Twitch che ha distrutto il mio. Allora, io la prima però la terrai fuori dalla classifica, per voi. Ma perché a me i miei tre preferiti sono i tre della prima. Sì, forse metterei Froakie, guarda. Veramente Froakie e lo metto al pari di Toto della prima. Toto dai, però Toto è in generale. Io metto Charmander. Sempre della prima. Sei proprio base, guarda. No, ma ci stai, perché sono è la prima citazione, non è che sono base. Poi diventa un uomo obeso, diventa. Senza che uomo, paura, lui non è umano. No. Ok, io sono qua. Sono l'ascensore. Qua fuori? Ah, sono tutti qua dentro! Perché ormai dire Charmander è banale, però è vero, sono bellissimi. Vabbè, allora andate tutti di fila e morirete tutti di fila. Perché non mi piace? Qualcuno è stupato. Ha ucciso, scusa. No. Ma che po' che sputo di vita che c'ha? Qua l'avete rotto voi? No, ho rotto io. Ah, lì. Qua stanno applaudendo con non il sedere. Posto, no, comunque. Ma lì, sti sì, sì, vieni pure davanti. Scusa. Mi posso davanti, se non ammazzavi ti ammazzavo io. Ho due di vita. Per acquistare la Deluxe Edition. Ho cucciato poi. La Deluxe Edition? Dai, l'ho colpito, però. È la Deluxe Edition di Rainbow Six. Credo che sia quella con i personaggi. Quello lì, manca l'ultimo. La start invece devi sbloccarli tutti. Non lo so, ha rotto la cosa e è andato via. Sì, è l'ultimo comunque. Prima o poi ci sarà fuori da qualche parte. Guarda che può essere Vertina, in realtà. Può tranquillamente essere vero quello che stai dicendo. Ma sicuramente. Siamo condizionati da quelli che abbiamo vissuto di più. Soprattutto da bambini. Oh, ragazzi, giù. Sì, è quello è un... E di là, anche Marco, se comunque... Sì, Rowlet era il Twitch. Rowlet penso sia uno dei migliori starter. Allora, bellissimo anche lui. Ma lui sparava ancora prima che uscisse fuori. Ma scusami. È Rowlet, quello dei Sole Luna. Quello di erba. Ah, sì, è carino. Dove vai? Perché... Il roller poi diventa Arrow, bellissimo. Starter. Comunque, un consiglio, mai dalle spalle da porto così. Mai. Starter Sole Luna. Tieni mirato, Corvo. Ah, è di fuori, Allora, sta arrivando. Non mi pare se avevo preso lui o quello arriva. Là? Non se avevo preso lui. Buona. Ah, che sbattuta di faccia, che fierazzo di davvero. Poverino.
è per quello, cioè, di fermo. Greninja lo adoro, per quello lo metto al pari del... Però in realtà anche Rowland di vecchie generazioni che mi piacciono, comunque ho visto. Ce ne sono davvero tanti. O Trubbish, che è il Pokémon preferito di Esper. Sì, sì. Me lo mangio. Peggiore rimane, il peggiore rimane Tin Clank, dico. Peggiore è quello con le mani che escono fuori dalla roccia, lì come si chiama? Binacle. Binacle. Esprit, ci fa sesso, ci farebbe, se solo potesse. Adesso noi saliamo. Lo spugna a due mani, ma anche a quattro. Vai, già che ci con sono. Le unghie poi, che bello. Non mi sta contando le sfide. Vabbè, c'è anche il Pokémon. Ah, non le attivate. C'è il Pokémon carro da miniera lì. Quello lì è bellissimo, lo Zoramagdaros. Però lo anche lì l'ho catturato, ma... Non c'ho la Gigamax. Quindi sono uno stronzo. Perché? Non so come funziona. Perché... È perché devi trovarlo già con la Gigamax. Quindi va di culo? Quindi non c'ho lo Zoramagdaros io. Ah, ma non ce l'ho io, neanche io. Secondo me quelli che ha salvato i Pokémon ha semplicemente fatto un cappellino con i biglietti che ha estratto. Guarda, se il cappello era uno dei tuoi, Gezor, capisci? È probabile. Grazie Solid. Grazie Solid. Scusa, come sotto nel cavo, credo. Grazie mille. Come li ha scelti? Quali salvare, quali no? Erano già pronti, sì. Vabbè, le Nuzlocke sono terribili. Ma hai scelto a caso? Fanno vomitare le Nuzlocke. Che senso hanno le Nuzlocke? Mi fanno vomito. Ma a parte che la Nuzlocke non, no, non ha più senso, perché non puoi morire adesso. L'operazione procede. No, me l'ha rotto, per parte. Cioè, basta che ti impegni veramente un minimo e non muori. Non so cos'era, io mi ricordo. È quello che se ti va capo un Pokémon lo devi liberare. Oppure semplicemente quelli che avevano già i modelli fatti meglio. Amici, c'è quella lì con lo scudo frizzante. Beh, come si chiama? Non mi metto. Cosa vuol dire? Ah, Clash. Esatto. Ah, Clash of Clans. Il Pokémon si capo un paio di volte perché non avevo voglia di curarli. Ma c'è sempre stata la... Artemis Bird! Ma scusa, ma non suona lì? Delibird, hai il culo, no, regalo. Il garages. Ma una volta quando uscivi un pochino oltre... Sì, quando uscivi dalla porta già non potevi... Ma mi sa che quella cosa lì del garage non era chiusa, una volta. L'hanno chiusa adesso. Sono i telefoni, è individuato, mi hanno. Tentativo di overhead. Sento qualcuno correre? Ho io. Vabbè. Gli ho sfondato tutte cose. Qualcuno può andare a sinistra? Così ci dividiamo. Stai attento, gli Ezzer ti sparano nel culo. No, sono salvo, sono salvo. Occhio. Mi hanno sparato da qua in mezzo, Ho fermato tutto. Ah, è della... del cavolo. Cavolo. Ehi, patente. Ho preso qualcosa, ho fatto il parker. Aspettate, amici, faccio una roba. Che paura. Arrivo con le robe. Gioco di Avengers che l'anno prossimo. Non mi pare se l'hanno già detto. Ma ho capito, ma quello c'ha le sbarre, non c'è il becco. Scudo. Aspetta, sto passando, Moro, fermo. Moro. Fermati. Scusami, puoi passare. È split. Ma non passare. Ah, questo è qua. Spara, granato, sparagli. Delle granate, quello. Ma mi ha ucciso. Dici che ti ha ucciso? Jäger mi ha ucciso, che è di fianco a... Quanti lo vedo tre anni? Vabbè, ma chi mi ha ucciso? Era altro. Aia, c'è questa qui, mi butta giù Marco, Marco, quella con lo scudo. Vai, ucciso Clash. Uno vi uno. C'è una Claymore lì per terra. È mia. È nostra, sono nostre, Esprit ancora non ha imparato il gioco. Non mi ricordo mai, Corvo, io ho paura sempre delle Claymore. Ah, ci sta, Rai. Tra l'altro sotto da un bel po' che non lo giocavo. E adesso ho visto dalla conferenza Microsoft le nuove aggiunte, sembrano molto fighe. Ma lo stanno un po' molto lentamente, lo stanno ampliando. Bel po' lentamente. Ho capito, nel discorso. Magari prima o poi lo riporteremo. Sea of Thieves. Sì, quando uscirà magari il nuovo aggiornamento. Dovrebbe uscire il 20, mi fa. Occhio allo stagio, magari lo becchi. Che non lo so dove è lo stagio. Capier. Adesso lo shotto. Eccolo. Portaggio imbalsamato, c'è una trappola per terra anche, Marco, mi sa, O sono i detriti della porta. Cosa, il gioco degli Avengers c'era da provare alla Games Week, a destra, io, Marco. Mancano 15 secondi. No. 10 secondi.
Non lo sapevo. Era dietro nell'angolo che non avevo riguardato. Ma sentivo tutto a destra io, non so perché. Sentivo rumore tutto alla mia destra. Guarda, guarda. Ma era nelle altre librerie però. Sì, era in fondo. Destra in fondo. E poi non sono librerie, sono... librerie di soldi. Esatto. Librerie di soldi. Purtroppo l'ostaggio è stato preso dai terroristi, dai temporatori. Ma se ottimi si potrebbe riportare. Aspettiamo la patch che esce il 20. Deve uscire la patch che aggiunge un botto di robe incredibili, tra l'altro. Ma sì, addirittura l'onda energetica, mi pare. Sì. Ma non mi sta dando i bonus, mi dice attendere sincronizzazione dati. Ci sono le astronavi anche. Lo sì, saprò, ma astronave di mitragliatori. Sì, sì. Bravo, Marco. L'astronave di mitragliatoni anche. Grazie Nagascale. Grazie mille Nagascale. Vabbè, cosa succede? Due anni solo per giocare. Grazie mille Nagascale. Mettono i ninja di mitragliatori. Adesso mi ha dato i bonus. Sono gli alieni anche. Vai, mitragliatori. Poi ci sono le valvole mitrali. Anche di alieni. Ci sono le polpette di carciofi e mitragliatori. Mello. C'era anche una collaborazione tra le famose cammellini di Naruto. Sì, però Naruto è salmito. Scusa, ormai è così. Sasuke e Naruto che combattono, ma hanno tutti e due il mitra. Sì. Sono dietro dei muri e si sparano. No, no, se lo tirano in testa perché non sanno come si. Poi c'è anche Sam Fisher e Snake. Col mitra, anche lui. È normale. Lui. Vabbè, quello ci sta. Ma... fanno l'onda energetica. Di col silenziatore. Bello. E di Goku che combatte con il mitra e poi la fa tutta silenziosa, la manda tutta stealth. Ripeti, lancia come kunai, è vero? Del mitra che lancia kunai. Si prendono il cinturone, prendono i proiettili, li tirano con le mani. Sì. La modalità Battle Royale su Sea of Thieves non ci stava. Mitra bellissimo. Male, beh, l'arena è quasi una Battle Royale. Infatti, però il fatto è che se morivi non potevi rinascere, ci poteva stare. Death Note col mitra. In giro. Devi sparare nel diario. Sì. Muori, muori. Allora, come ti chiami? Allora sono già ucciso. Così vabbè. Tu spari a qualcuno e lui muore. Esatto. E ci voleva Death Note. Sì. Questa pistola è il Death Note. Ecco, è morto. Ma salta su sta cazzo di ringhiera! Brutto coglione di un robot. Hanno fatto tutto il manga, tutti presi bene, bastava un mitra comunque. Questo coglione. Ma la carta è la penna, ma deficiente. La penna ferisce più delle parole. Raggiungete il contenitore di biorischi e difendetelo. Che cazzo! Non mi sparare! Ah! Bravo, Esprit. Mi ha sparato! Però mi sono l'ho sparato! Prima. Tutta questa conversazione è entrata bene. Porca miseria. Questo è già fanno i tornei, il Luke che si torneo mette lì a fare L con il mito. Ho ucciso once. È già rimasto uno. Genji, ma che fai? Raga di pene. Esprit, il mio capo, sono morto. Perfetto. Sono io Esprit, il vostro Claudio. Ho scurato molto il capo. L'ho ucciso. Bastardo, mi hai aiutato, moro. Ma io stavo sparando da prima. Cartina geografica, che si fuma. La cartina geografica, l'hai capito, eh? Marco, sì! Ah, okay. Voglio immaginarmi tutte le cose, tipo tutti i film, i cult, tipo Harry Potter, no? Sì. Coi mitra. E c'è, al posto di Avada Kedavra c'è Voldemort che c'ha la pistola, semplicemente, spara la gente. Lui è un killer incredibile. Perché Morelli è una tecnica proibita, no? È una tecnica proibita, Morelli. Esatto. Sì. No, non mi piace. Io vorrei una bella finca, forse. Dai, uso Rook. Come? Perché io uso CapCut? Non lo so, vabbè, lo tengo. Vabbè. Perché non fate un filtro Instagram dei termo? Perdona, ma cosa... Possiamo fare ti mette un termosifone in faccia, come... Non so come si fa, non, o ti mette un non mi sono mai documentato. Voldemort come John Wick, esatto. Dobbiamo proteggere il contenitore. Perché non ho il naso, Angelo Spareto? Gli metto le giubbe. Grazie. Perché? Guarda che davra e si fa esplodere. Porca miseria! Denzel Washington. Carne.
hai in mano? Nintendo Ox col vitro? No, quello no. Grazie tanto. Che vizio. Siamo a 10 secondi. John Wick, pecora. Certo. Ma come cazzo abbiamo rinforzato un muro ogni tanto? Cosa ma vuol sì, dire? Ma sì, ma chi se ne frega? Ormai tanto sono più forte del mondo. Neanche Joe Bottini l'ho preso, quindi fa schifo. Come cazzo si mette? Oh, no, voglio Joe Bottini e posso più porta. Ma perché dovete prendere mezz'oretta fa magari, imbecille? Non lo so, però comunque posso più giù. Posto per Giorgio. Ma sera sono esperto. Il dubbio. Enzo Salvi sono era dubbia. Un pornotore, vado via. Dove hanno sfondato? Ma pure tu. Aia, che fucilata, da dove? Ok. Ma mi ha ucciso dalla era finestra fuori, là sopra. Sì. Solito, sempre da lì. Sento lì a zare sopra. Lo so, volevo provare... andrò da qua. Pecora col mitre. Dove l'ha rotto? Sta sfondando col rampino? Sì. Fondo il pistolino. Zara, attento dietro che c'è Enzo Salvi sempre. Eccoli in fondo, no, Enzo è entrato. Sto tempera. È entrato. Enzo bambini. E di sopra Enzo bambini. Antonio, che fai, nudo? Ezra, sei entrato uno lì a te? Nudo, no. Aspetta, aspetta, aspetta che sono circondato. No, più e anch'io purtroppo sono stato per... Li sento, mi scavalcano. No, non sono davanti, sono più a sinistra. Solo. No, no, sono anche a destra, devi solo stare che zitto tu. Bombortina! È morto Mark. Morto Mark. Sì, mi ha sparato in camera. In camera niente, da letto. A meno che non siamo uno contro porca 5, Marca. Non riusciamo a vincere. È in camera da letto, era, amici. Yezar, quella dei bimbi. È rimasto. Moro dietro di me. Dietro di me. Bravo, impostalo. Interno, chiedi il gruppo di telefono. Dammi internalo. Più che frio. Oh, che miseria, c'è qua. Yezar, sotto reggiti. Stai attento. Di sopra, di sopra. Ma ha sparato a me. E corrido, utilizza. Ready, Flo, su quelli. Eccolo, vedi. Fantastico. Falsatore. Dove è andato? Antonio. Era davanti sempre a te. Nudo. Ma dove cazzo va? Volevo vedere se sarà la finestra aperta. Moro, resisti, che siamo quasi finti. Ma perché la trappola qui, Moro? Che idea è? Metti che... Cazzo, Bardo Ballerino. Bardo Ballerino. Ballerino. Non vedo una sega, Morelli. Vede solo contro il mondo. Che a me è bello, voglio. Prese che? Tan, 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 tan. Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio. Difesa contenitore di biorischio in pausa. Pensate contenitore. Oh, andiamo, oh, andiamo. Una mira! Ha sguillato tutto il resto, mortacci. L'ha fatto, eh? Buonasera, sì. Buonasera! Ha fatto il drop shot. Da me nella mia visuale non ha fatto il no, drop. No, mai. No, ho detto falso torto. Amici, è il momento di vincere. Dato questa settimana dovremmo iniziare anche tra in 4. Tra in 7. È il 4, giusto? Non mi ricordo che numero è. Tra in 2. Faremo anche quello. Guarda, tra in 4, ovviamente. Tra in 4, chi prendere? Prendo Jackal, dai. Prendete un coso che distrugge le cose. No, prendo io il coso che distrugge. L'ho prendo preso Ivana, io dai. Distrugge. Allora io no, prendo Dacher, un martiglio. Che non serve, prendo che... io l'ho preso. La bottiglia, cosa hai detto, Morelli? Ma fate gli affaracci tuoi, per favore. Scusami, mi interesso io. Ti interessi a cosa? Alla vista. Alla minchia. No, dai, Light, no. Scusa? Non contiamo più perché il DLC faceva espletare. Purtroppo sono sotto nei garage. Sì. Purtroppo la vita è stata così. Ragazzi, cosa ne pensate degli fascim? Cosa c'è qui? Dei fascim? Fascisti? No, no. Ma vedo una che traballa. Madonna, sei glitchata. Cosa fa? Succede? Contessa, si è fermata. Fammi una foto. Grazie, ormai. 8 culo. Grazie, 1008. Grazie, 8. Ma... Manchia, mi ha ciulato il drone. Chi è Manchia? La scimmia. Sì, è la persona di Gunner. Ma ancora che vibra. Guarda come vibra. Guarda come vibra. Vibra. Sfondiamogli sto garage, per favore. Guarda, ho preso il cecchino e non serve a niente. Sfonda come no. Il garage. Aspetta, 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 fatemi posizionare. Paura, per un... Adesso mi devi dire perché Esprit ha risposto così male a Moro. Senza male. Ma è a Moro, è a loro. Aspetta, Corvo. Vai, Corvo, distruggi. De più, De più.
De più, sì, de più. Ok. De più, ci sì. Sono, ci sono. Va bene, così va bene. Uno è passato qui e poi è stato interrotto, ragazzi. Non coito, interrotto. Beh. Bam bam bam. Ma era una testa quella. Di cazzo. Eh sì, Tachanka, porca troia, hanno vinto. Ma hanno vinto tantissimo. Questa posizione è bello tattico, tacciabile. Aspetta. È morto. Ricarica. Chi sono questi piedi che mi fanno a cagare? Ma dai, mi ha shottato. Eh sì. Tachanka. È l'ultimo, è rimasto solo lui. Corro adesso! Corro, Batman, A destra? Ma da me è rotto ancora, è riparato ancora, Esprit. Stai trapassando il muro da me. Bravo. Chanka. Chi è stato? Ragnarok. Grazie, Ragnarok. Tanto c'era un gioco che si chiamava Ragnarok, no? È sempre Ragnarok. Era uno dei primi MMO. Ragnarok. No, forse quello lì era Ragnarok, non so, dipende da cosa era preso. Si è preso dalla mitologia è Ragnarok. Si è preso dalla collottola è un gatto. Si è preso dalla collottola. Preso per il culo e Sprit. No, scherzo. Ora metti sempre. Amici, mezzo, io volevo fare un quesito. Cosa ne pensate del Parma? Parma o del Parma? Del Parma. Anche brutto. Io compro ogni tanto le cose della Parmalat, ma non è che. Prendo. Io prendo l'uovo della Parmalat. I tuorli. Torri. Hai rotto un pollo. Hai vinto un biglietto per il circo. Là il Parma è la mia seconda squadra preferita. Ma che cazzo vinci, Marco? Sì, ma non è vero. L'ho sempre detto a tutti. Ma chi è? Il Parma è la mia seconda squadra. Chi è il Parma? Ma chi è? Che cosa sono queste scarpette che fanno svignire ogni tanto? E sentivate anche voi? Ma che qua non si può rinforzare nulla. Ma bastarda. Ho rotto un pronto. Ciao Lady, bentornata. Come bentornata? Bentornata. No, Pier l'ha scritto. Ma basta. Ma perché ogni volta che prendo io lo uccido Esprit? Perché ogni volta che prendo esso c'è sempre sti cazzo di scudi da mettere. A parte che qua li devo mettere io. Adesso cosa me ne faccio del mio? Lo tolgo. Anche io ce l'ho lo scudo, tra l'altro. Fate esplodere qua se la situazione diventa critica, ragazzi. Vaffanculo. Vado io. Che male, m'han preso. Aspetta, Corvo, aspetta, sto mirando la torre. T'aggiano preso dove? Dalle qualcuno la finestra di qua. No, l'ho preso in testa. Ma non l'ho neanche preso. Sei cascato, a bocca all'avanti. Ho preso l'arbitro. Arbitro hai preso? Troppo Pier è stupido, scusate. Io lo sapevo che era stupido. Luke, non sono tuo papà. Sono una marionetta. Padre. Sono Tomasi. Monza di Silvio. Ma Monza. Figa. Sopra, oh. Vabbè, Monza arriverà in Serie A. È la mia città e la tifo perché è la mia città. Però non è che della storia. Monza arriva in Serie A. Fidek, questi qui entrano oppure no? Ovviamente la mia città la tifo, però. Non è che ho fatto il Monza nella mia vita. Ma perché non c'era bisogno di farlo? Era in tempo di distanza. Era in Serie A. Questo è lì. Io non sto a capire. Quello spottabile. Ah, ma hanno sparato come uno stronzo. L'ho visto. Ma che ne pensate dell'ultimo gioco di Star Wars? Non ce l'ho. Io lo giocherò, l'ho visto. Zizzar. Amici, sparate agli scudi. Non farlo. C'è uno sotto nel garage. Corvo, attento dritto a te, che c'era uno prima. Esatto, lì davanti a te, dalla porta. Ma dai. Quindi sono solo come stasera, senza di niente. Perché di sopra poi? È perché sotto mi avete tappato tutto. Non è vero. Morelli, spari addosso. Non lo sapeva già che era. Vedevo e non vedevo, e quindi non ho visto. Comunque, il gioco di Star Wars io lo farò in live tutto nella pomeridiana appena l'inizierò a fare. Cioè, il primo gioco che farò. Tra 5-6 mesi, quindi lo fa. Dipende. Non dipende da noi, purtroppo, questa cosa. Ragazzi, ma perché non siete più pro player per la prossima volta? Come no? Abbiamo vinto solo oggi. Oggi abbiamo solo vinto, Tranne una o due partite complete. Quindi tre round e tre round, però. Ricordo che questa è la seconda. Sì. Contessa, partirò. La contessa mi fa sempre venire male.
Che io non ho, non ho più niente. Liezer non mi lascia mai la caveira. Prendila, to, prendila, prendila, veloce, veloce. Non me la puoi, non posso prendere, adesso sì. Ma, de, ma che schifo, potevi lasciare. Ho dovuto scegliere veloce. In realtà nella casa va bene, Tocciani. No, cioè, se lo sistemi bene, bene, ma per la casa. Gianmaria, avrei lo stesso problema, che non avendo la vermiglia, cioè un livello gatto, metto non posso comunque qua nell'angolino. Quindi... Cagatevi nelle tazze, cosa ha detto? Lascio qui un trauma. No, ma comunque lo prendo su PC appena ho un PC nuovo, lo stesso. Ah no, munitevi delle corazze. Che idea del cazzo lì, eh? C'è la finestra dietro, immaginavo. Non mi ricordavo. Ma c'è dal 56 che c'è la finestra. Non mi ricordavo più. E qui c'è da ovunque. Ma infatti un'idea di merda. No, no, ma nella casa sarebbe da mettere la torretta e uccidergli uno spawn kill. E quando ci c'è un fuori da dietro lo spawn gli spari. Rainbow ha 3 anni. Questo è il terzo anno completo. Contessa, partirò. E le farò il giovedì pomeriggio. Adesso le farà Mark. Farà 2 volte. Poi ho avuto fare lui. Poi quando avrò il PC nuovo prenderò io il giovedì. E lui andrà avanti a fare il martedì. Poi tengo. O in caso se ci sono problemi possiamo anche switchare. Tanto non è che cambia. Stanno molto frustando con Fuse. Fuse. Ah! Ho sentito uno scagapulli io, eh. Lo scagapulli, no. Povero Pippo, ora ti mangio. Da Morenix. Ma lì di Morenix, grazie zia Isaac, grazie mille zia. Ma sì, aveva. Esprit, che figura di cazzo. È andata, ma ha shottato subito, scusa. Oh, bravissima Lady. Vabbè. Che puttana. Che cazzo sono sentito? Ah, ma lei è aperto, è lì aperto. Marco. Fuse di qua. Tipo applauso. Ma dai, mi ha preso Fuse da sotto. Marco, perché c'è aperto il muro. C'è il buco aperto. Io ho ucciso il muro aperto. Era sulle scale. Grande, muro. Lei è uscito a fine 2015, sì, Rainbow. Ho colpito bene, qualcuno, ma non so dove è andato. Forse si sì, giuna, non lo so. No, non farlo. Forse questo è il quarto anno, effettivamente. È andato a sinistra, è Moro. Non è più qua. Ah, mi ha fatto zig. No, gli è bravo. Ma... è un pro questo. Entra a sinistra, vai, subito spara. Bravissimo. Ultimo attaccante. Ma non l'ho visto. Allora sì, allora è il quarto anno questo. Mi ribalta, amici. Vai modo, fai tacciang restrizione, fai. Tanto non se l'aspettano. È passato. È passato di qua. Ok, ottimo lavoro. Hai visto? Fortissimo. Abbiamo vinto, siamo milioni. Certo, siamo pro player. Marco, perché non ritorni come Spacer di iCarly quando hai i capelli lù? Ma Spacer di iCarly, io non lo so cos'è. Cioè, iCarly ero già. Ma... lavoravo. Una quinta super di legno, so proprio. Carly. Adesso lo cerco. Spacer, vado a vedere. Non era Spence. Ah, ok, Spencer. Sono arrivato. Ma no, tu Spencer lo conosci, ma c'hai 60 anni, se 60 anni lo conosci tu. No, Spencer Marco forse era un altro. Sì, adesso senti come ritratta perché si vergogna. Ma che ne so, un pacchettino. No, approfitto dei live per era dire Spencer, che sono Brescia. Bene, sì, Brescia esiste, ve lo dimostrerò. Ma nessuno ha mai... Ah, vabbè, Brescia per me. Spencer non credo. Mia sorella lo vedeva ai carri. Non mica... Yeah. Per Marco, grazie a Marco. Avevo letto Free Marco. Un pacchettino per dire che sono bresciano. Ok. Congratulazioni, hai un pacchetto di Alfa Alfa, quello delle piccole canaglie. Che adesso c'è una 60 anni Alfa Alfa. Almeno. Veloce, veloce. Viola, roba viola, bianca, viola. Bianca. Non cambia un cazzo da viola. Che calma, che schifo. La mia... non so, ho trovato un copricapo di Eco, ma non ha un copricapo. Ah. Cos'ha? Io ai carli lo conosco capelli, per mia sorella, ma non avevo idea di cosa fosse. Un ciondolo? Beh, sì, anch'io ho trovato un ciondolo con un tirapugni.
No, io un ciottolo con la video della cassetta. Io un ciottolo e basta. Vecchi proprio. Giorgia, ma tu hai 15 anni, noi abbiamo una certa età. Io lo conosco per mia sorella, iCarly, non l'avevo mai visto prima. Non avevo... Io mi ricordo Anna Montana, Zack e Cody, quelle cose lì. Anna Montana, bellissima. Anna Montana, Zack e Cody sul ponte di comando, Zack e Cody a pecora. Ne sono usciti tutti i colori. Sul ponte di comando c'era Sul ponte di comando c'era Pierin che fa la cacca, tra l'altro, mi ricordo. Sufficiente, ma comunque. Ma il dottore la misura, eh sì, la misurava 33, infatti. Ma Marco, prendi i cupcake. Non stare qui, Cavera, l'ho preso. Non stare qui. Cupcake, ho capito. Comunque, aspetta, prima c'era stata la domanda di... Sì, hai visto. Hanno unito il commento di sopra. Avete visto? Sto capendo lo dice. Pecora la trasmessa. Che codi a pecora. Ma come? Perché sopra c'era MC Video che si dice, ragazzi, avete visto? E poi sotto VR, Zacche codi a pecora la versione. Che entrambi proprio dei fratelli Sprouts. Era giusto, no? Sprouts. Sprouts. Come... Non so dire Sprouts. Cuca. Non è un tipo di albero. Eh? È Sprouts, non è un tipo di albero di pianta in inglese. Sprouts. 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 Oggi parliamo di videogiochi. Sprouts. Amici, ma sta arrivando Critty. Io non voglio vederlo. Cosa sta arrivando? Lascia perdere roba di noi nerd di Esa. Sprouts. Ma ti devi levare però, Scorpo. È l'universo dell'Arrow, vero? Ah, no, quindi quello quella di tua. Lo sapevo, queste cazzate. Così prevedibile. Come tu dire, scusa? Sei banale, come le banane. Sei banane. Me ne mangio a colazione. Guarda, ti ho anche anticipato la battuta, anche questa abbiamo preso. La professoressa di Harry Potter era fake. La professoressa Sprite. La professoressa Fece. No. Che era professoressa Fece? No, perché non pensavo. Perché pensavo che fosse collegata al discorso di Zack e Cody. Collegata. Adesso ci colleghiamo con l'Istituto Nazionale per la Pulsa. Portami da bere. Marilu. Marilu. La Marilu, la mamma di SpongeBob. No, ma di no, Zack e Cody. Il cane dei combat nudi. Sergio Ramos. L'altro non sono riuscito a ucciderlo, ragazzi. E c'è il moro. Bim. Potevate dirmelo che era lì. Chi? Chi è che era lì? Lieza. E niente, è morto. Anche lui tanto. Ma è lì un po' bugge. Tu non c'è da andare in bocca con... C'era lì un po' bugge. Alle spalle, ma nessuno mi c'è una sega. Oh, ma che cazzo vi dobbiamo dire? 1070-1080. Ce li avete voi davanti, mica noi. Allora, questo qui era proprio di fianco a Lieza. Io fa merda. Non è a fianco. Ma poi di merda sono un po'. Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Corvo, dobbiamo effettuare una manovra. E niente. No, come si è seduto bene, Corvo. E questi escono in prefire e mi shottano in testa. Nonno Felice aveva un tamburo per parlare. Tu me la ricordi? Noodles. Noodles? Vado io. Ti del gatto pure. Ma un campione mondiale di. Di feci, eh? Esatto. Sì? Feci. Feci. Come si fa a diventare campione? Devo chiamare Budi per chiederglielo. Ne fai tanta. Povero Budi. Sempre a bistro. Ma basta su Buteo. Cosa? Basta Scooter? Ma che cazzo? Ma cosa ho capito? Cosa sono stasera? In generale nel mondo. Capito? Io ho capito, ma basta Scooter, infatti non capivo. Amici, adesso... Prego. No, non posso dirlo in live, vabbè, niente. Per stasera dobbiamo fare queste cose di cui fammi vedere. Peccato, non si può dire in live. Lo dirò la prossima volta. In live? No, no. Ah. Trovate la posizione del niente, oggi è così. Guarda che siete dei capitan merda, tutti quanti, però. Ma qui ci vuole un po', Scusate lo spam in chat, ma bisogna aggiornare un po'. Quanto ti voglio bene! Non sono perso. Guarda, Marca... anche un quinto, perché ci vuole oggi, Marco ha detto basta su Buteo? Sì. No, non ho detto basta su Buteo. Come no? Ma no! E cosa hai detto? Ma adesso non mi ricordo, 5 milioni... Sicuramente ho detto su Buteo. 5 milioni! Sicuramente ho detto.
Lo so. Marco, qua è una problematica a livello emotivo questa, bisogna sistemarti. Devi sistemarmi il pacco, comunque. Prego. Perché? Troppo lungo. Ma non ho detto basta su Buteo, era Esprit che ha capito basta su Buteo. No, non si è già tanto scritto. Secondo voi perché si chiama Pacco? Sono stati condizionati da te. Ma io ho capito basta scooter e già perché detto, contiene basta su Buteo. Ora lo rompo. Rompi tu. Ah, sì, fai tu. Ah. Cretino. Paura, sono saltate via tre robe. Ma c'è cosa? Casso. Skermory. Casso, rifiuto. Cassadin. Mamma, mi hanno sgamato! Chiamala, chiamala. Oh, ho sbagliato! Ma come ho ma perché tu li hai influenzati? Hai influenzati, sei... Ti ha detto, basta. Pasta di pelle. Pasta di pasta di pelle è morto. Fuori uno. Parte Bisio! Bisio? Ma non ero ancora uscito dal cazzo qui. No, io Esprit, che figura, ma to- quello non sei tu, che cazzo sei tu quello? Puoi non ero lì infatti, ero un'altra, da un'altra parte. Probabilmente è colpa tua, Marco, però. No! No. È colpa mia. Ma te sei un imbecille! Come hai fatto a sopravvivere? Campione intercur, ah, ma c'avevo la guna nel piede! Intercur! Ah. Ma vabbè, ma la gente mi shotta attraverso i muri qua. Il mulli. Ma Liezar è stato no, mi sta per uccidere quando a volta... morire, eh? Ah. Oh. Sistemato, pecorino, pecorello. Bravi. Massimo, Boldi. Questo attraverso il era tempo. Completamente vestito, per santo cielo. Per carità. Massimo Boldur. No, no, ma infatti a tu per Gu ce l'avevo nella gamba. Marco, Marco. Candido come sei. Ola, io, la, io. Come non era quello? Comunque, amici, biscotti alla Nutella, ne ho assaggiati qualcuno, molto buoni. Sono i baiocchi, praticamente? No, più buoni. Ah. Sono diversi. Per me sono più buoni. Perché i baiocchi hanno la roba più simile alla Nutella. No, ma i baiocchi sono molto buoni. Nutella cremo... Cioè, è un fagottino con dentro il cuore di Nutella. Non è due biscotti con in mezzo la Nutella dura. Dai. Dopo ti chiedo dei soldi. Non sbatti i coglioni, io dopo mi levo dei coglioni, non mi devi più rivolgere la parola. Sbatti i coglioni o me li sbatto, sì sì, addosso poi. Sì, li... mi levo dei coglioni e li sbatto. Me li levo e poi li sbatto, non è che me li sbatto attaccati. Scusa. Ma Debs, io non ti avevo visto. Che forza qui. Qua c'è qualcosa di interessante. Forse ti avevo visto? No, non ti avevo visto. La mia memoria è ormai cicola. Come i miei anni. Cosa? Cosa che ha fatto? Cosa ho detto? Non so quanto risparmi Raven, sinceramente, perché comunque la Nutella anche così costa un sacco. Ma sì che ci risparmia, voglio. Quanto costano i biscotti? Boh. Mi ricordo quanto lo pagavo. 3 euro? 2,49. Beh, no, può essere. In può esserci la Nutella, però non lo so. Cioè, ti prendi le macine e la Nutella... Ma non chiudere qua, che idea è chiudere qui? Questa è Esprit, sicuro. No, ci sono niente adesso, ma non si chiude mai questa, che se chiude... Non ho fatto niente morti adesso, Marco, io! Ho capito, Esprit, ho capito! La puttana, da dove? Sempre. Eh sì, perché sei tu quello che rimporta. Sono stato individuato. Me ne vado. Candida come sei... Ma, pipì. Ma scusa, ma shottato! Ho preso anche io in testa poi. Ma scusa, l'ho preso in testa e ho sbottato uno sputo di vita. Mamma, che com'è caduta male, Marco. Ma scusa, dove è in cucina con Bruno? Cazzo. Vado in cucina, gli la sto prendendo io. Riparati. Ma da te. Sei dietro il culo. Me l'ha uccisa. Capito, ce n'è un altro qua, ti dico. Ecco, Natale a Miami. Io mi sparo. Vado via. Ah, dietro l'hai shottato. Natale gli alieni. Veramente l'ho shottato. Marco, vado. Vai, vai, vedi violenza, non sono lui. Lo sbratto addosso, Marco. Ma è solo lui, vai. Lo so, no, ma voglio. Non ce la fai così. Dove fuck you è andato questo, Marco? Dove è dietro in fondo, è dietro lì, ma è morto, è di là. È vero. È di qua dietro il muro. Ce ne sta, sei lì, guarda. So che mira le cacche.
Ci spacca il Robertino, Robertino. Va fuori tipo, in realtà gli dai da mia mano, no? Ma state dentro, che appena entra lo gli tolgo lo scudo. Niente. Marco, vieni via, Marco, vieni montagna. Via, Marco, che appena entra gli tolgo lo scudo e tu lo spacchi a merda. Sì, è vero, possiamo fare questo lavoro. Marco. Non nascosto. Però sei effettivamente migliore, ne fai molti di più, con un vasetto di Nutella. Vabbè, paghi anche la comodità, ci sta. Non so quanti siano dentro la scatola dei biscotti, perché non siano tantissimi. Non sono pochi comunque. No, però con un vasetto intero di Nutella ce ne fai molti più. Quello è un altro... RPG con scudo. Dove cazzo è andato adesso? No, in realtà è... Era da questa parte a destra. Quello si abblizza, quello più rompipalle con lo scudo. Ma non lo vedo io. Marco, l'ho perso. Ah, ma è qui, Marco, in cucina. Fa la porta della cucina, lui. Yeah, grazie Simone, grazie mille, 8 mesi. Era arrivato. Ciao, bentornato. Marco, no. Gente, scemo, imbecille. Bentornè. Ma poi perché si è messo a fare la porta della cucina? Ma che ne so io. Ti ha tirato delle spine sulle caviglie. Vabbè, c'è abbastanza di rincuo. Grazie Simone. Non so se avete visto nelle storie Instagram. Ho preso il libro di Star Wars che danno all'esse lunga coi punti. Ma Liezar, dov'è che eri tu che non mi ricordo più la cosa lì di Lego che ci voglio andare? A Milano. Museo. Come si chiama? Si chiama I Love Lego, mi pare, che è a Milano. Ed è temporaneo fino a quando? Fino a fine febbraio, c'è tempo. Ah, bello. È molto figa, è veramente bella. Che tra... Ma ci... quanto dura la situazione? Il giro? Costa un po', costa 13 euro, però sono 6 o 7... pannelli giganti di... Se riesco posso rubare dei pezzi di Lego? Posso rubare dei pezzi di Lego? No, perché è tutto coperto. Ma c'è anche roba in vendita? Sì, c'è il negozietto di Lego. Vabbè, ma tanto lì a un chilometro a piedi c'è il negozio di Lego a San Babia. No, è bello perché hanno fatto in modo di guardare bene tutto, perché ti fanno cercare, se vuoi ovviamente, dei personaggi nascosti. Carina, quasi tutti di Star Wars erano. Quasi tutti i personaggi di Star Wars nascosti nell'ambientazione, è figo trovare. Sono di sopra nella stanza da letto a far l'amore. Oltre al signor Ugo Legozzi. A far l'amore, comincia tu. È bella, se vi piacciono i Lego andate a vederla perché è molto figo. E lì nel... No, però non sarebbe una brutta idea. Magari più avanti. Ciao, dai, fai molti pop. Anche perché è un lavoraccio comunque. Ma comunque dicevo, ho preso il libro di Star Wars da Lesselunga a quel punto, è molto figo, se avete dei punti da buttare via da Lesselunga e vi piace Star Wars. Io Lesselunga non ci vado mai. Sì, se l'ho visto... No, costa un bel po', perché è un libro da 50 euro. C'è solo 50, a Milano Lesselunga. No, beh, tutto il nord, cioè, nord Italia generico. Bello, qua a Torino mi sa che non c'è, sai? Mi pare che ne hanno aperto uno a Roma, mi pare. No, credo sia solo a Roma. Era 2700 punti. Non c'è da scendere, non c'è. Era intorno a 3000 punti, o sembra che costa 50 euro, il libro tutto a colori, 400 pagine. Devo ancora leggerlo, ma è proprio solo libro, non c'erano neanche immagini. No, sì, è immagini... Sembrava una roba di quelle illustrate. No, però sì, lo sai che Marco, illustrato, se non so le figure, non lo legge. Esatto. Come no? Solo libro. No, era un misto, semplicemente, tipo, fa tutta la storia di Star Wars da quando l'ha creata George. A parte che non stai leggendo più niente. Lascio. Ho letto... Un librone di la cosa di Kobe Bryant, che è un librone incredibile. Letto 2 anni fa quello. No, a parte che non è vero, ho letto quello di... È a Torino, come si chiama? Ho letto quello della Tunue, che è un libro... No! Marco, perché? Marco, sei morto! Ma perché stavo... È mezz'ora che miravo che sentivo rumori. Partami! Stavo appena arrivato. A parte che ovviamente t'ho shottato, cioè non è che dici tu... Mi sei in testa, mi hai shottato! Beh, sì, sono bravissimo. Ho perso tutti i punti. Ho sbagliato la c'era uno nella doccia che si faceva le zaganelle, Marco, eh. Grazie, Giocca, grazie mille, Giocca. Grazie, Iocca. Ti rendo conto dei mesi con le dita. Dal prossimo sarà in difficoltà, beh sì. Ci sono proprio quelle difficoltà. Tra l'altro, non solo ho letto quello lì recentemente, ma è stato anche molto impegnativo come libro. Quale? Siete 2 contro 3, ragazzi. Tu messi 3 contro 3. Bravo. Dovrebbe romperlo, no? Sì, no, perché... No, sì. Aita, spara a tutti. Rigagli la colpa nell'angolo a sinistra, Marco, Scusa, vai. Poi basta. Che è particolare questa di... Non so, città. Vediamo il replay. E mi ha preso in testa proprio su. Quel divanetto è scomodo, levati. Allora, prima c'era uno nella doccia che si stava facendo le zaganelle.
tavolino ci sono due S lunga, vedi? Pippo, Pippo. Tutti! Ecco, potresti andare all'S lunga, vedi? Ma Marco non c'è qui! No! Era vero, quello era quello. Guarda, era vero! Ha fatto proprio... A parte che non mi aveva minimamente visto. Ma che pulizia... Ma dov'era? Ma cos'è? Però lei puoi sfondare il libro della Tunue, quello che mi ha mandato la Tunue, che è Anime System. No, l'idea domani. Che è bello, bello impegnativo. Il fatto che, no, io lo consiglio comunque a chi è appassionato dell'animazione giapponese, perché ti spiega anche tutte le cose a livello di marketing, eccetera. È molto dettagliato. Il problema è che costa quasi 30 euro. Quindi è un libro parecchio. È bello grosso, per carità. Però sono 30 euro, insomma. Capisco che è una spesa bella importante. Però ve lo consiglio assolutamente. Anime System è proprio bello. Se vi capita, magari lo trovate, cioè lo trovate sicuramente in... alle fiere, ma adesso tra un po' non ci dovrebbe essere anche il Torino Comics, tra un po'... Mese prossimo. Magari se lo beccate lì e fanno qualche offerta, che ne so, potete prenderlo. No, siete, manco, però è veramente per appassionati dell'animazione giapponese. Ultimo rounds. Grazie mille, io non so, cioè, per esempio, io adesso, l'ultimo che ho letto è stato Slam Dunk, quindi in realtà no, ne sto leggendo comunque, sia, non è che non leggo... mai, il problema è che non leggo più come prima. Prima mi facevo 7-8 numeri al giorno. Adesso non... No, più che è vero, al giorno Comics, no, però al mese. È proprio triste l'Xbox Comics. Guarda che il Torino Comics quello... ancora ci può stare. L'Xbox Comics è veramente oscuro. È un terzo del Torino Comics. Dopo l'ultima volta. Dove erano prima? Perché il Torino Comics in sé, quello che fanno ad aprile o maggio, mi ricordo, è anche carino. Io non un sacco di soldi potrei venirci, perché mi costa un sacco di soldi venirci. A parte quello, no, ma l'Xbox Comics non ha proprio senso andarci, sinceramente. Ma è veramente un buco con quattro cazzate che non... È praticamente la versione ridotta del Torino Comics, ma che molto è già un buco ridotta. Di culo, cioè. Sì, 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 no, non ha senso. Amici, Slam Dunk, prendetelo che c'è la nuova edizione, comunque. Anche se non vi piace, proprio... Vi piace, non è vero. Non dovete non prendere. Guarda, Pierre, può essere, sì, più o meno come il Bianza... No, beh, un pochino di più del Bianza Comics, perché Bianza Comics proprio non... Con due bancarelle, però... No, Venezia Comics non sapevo neanche esistesse. Venezia Comics, beh, c'è di tutto, c'è di qualunque città. Ti hanno sgamato? Ti hanno sgamato. Entra dalla porta, Marco? Ti fa piacere? Entra dalla porta. Perché? Gioco di Isaac col... Ma credo sia single player, quindi non so, in caso lo porta Moro o Mark. Gioco di Isaac. Ah no, mi fa cagare. A me non piace, no, a priori, quello nuovo, Isaac, sì, quindi... non c'entra niente con Isaac, è tutta un'altra roba. È solo nell'ambientazione di Isaac. Pure quello, sì. No, cioè, più o meno, è un misto tra Kill Crash, TFT e altre robe. Cioè, è anche bellino, però me ne frega veramente un gran cazzo di niente. Ma proprio zero, mi spacco proprio. Calma, non sta calmo mai. Scusami. Aspettate, che c'è da distruggere. Vabbè, aspetta, fammi su Zocco, così. Qualcuno l'hai preso? Sì, rompo qua, ragazzi, rompo qua. Non mi ha dato hitmark. Rompo il car, ragazzi. Terra era. Hanno sparato, fermi, Corvo, non passare. No, il ragazzo era. Carica. Per terra, senza letto. Ma Mimmo, mi ha dato sparato nella faccia, ho giusto sangue. Mi ha dato doppio occhio, assist. Occhio là, che c'era qualcuno, l'ho visto ai piedi, ho visto. Ho 9 di vita, ragazzi. Faccio e uno proprio dove il fantobile. Non c'è qua, ho spannato altra parte io. Ma rimbalza. Fai. Non rimbalza un cazzo, però ormai fai, che cazzo... E invece lo faccio qua? Piuttosto sì. Sì, credo sia uguale al cazzo. Ma no, vabbè. C'è uno di vicino. Sponda la porta intanto, e così esplodi. Vedi, l'ho ucciso, vedi? È servito. Era a sinistra di quella porta. Per te. Allora, cadavere. No, quello è il mio cadavere. E dove c'è? Dove tutto a sinistra, per terra però. Ok, di là. Sì, okay. Mira per terra. Vedi l'angolino era. È sparito. Ah, era davanti a me. È sparito. È silente. È lì dietro, Lisa. Amici, mi tirate su. Scudo, Lisa. Corvo, mi tiri su, per favore. Arrivo. Ti tiralo su, tranquillo, tiralo su. Non so quanto tranquillo, in realtà, però. Sì, sì, tanto più vita di prima. Con Termite. Vai, prova. Che spavento. Era sopra il letto. Sul letto, è proprio. Adesso vai, Corvo, veloce. Dov'è? A destra. Destra, sì. È l'intro. No. Ma vaffanculo dal mobile come prima, esattamente dove era prima. Guarda qui, appena ho finito gli colpi. Sembra abbiamo fatto il trenino di cacca. Sto bastardo con le copie, comunque. Niente, non ci siamo passati. Tanto, Albania-Francia, 1-0 per la Francia. Ah, gol di grazie, Tolisso. Grazie, Matteo, per i 30 mesi. Grazie mille. È bomba. È andata. Niente. È andata come è andata, dobbiamo dire.
Facciamo cagare oggi, Marco. Ma parla per te. No, parla per te. Guarda il mio punteggio. Non... No, era una merda, era, sì, sì. Tremendo, bro. Gandalf è silente. Best Camper 2019, ma era in Boss Amici, Six, domani cioè, mattina... È quello che si fa. Domani giornata forse... Sì, facciamo i raid, voglio trovare tutti i Gigama. Io voglio quelli proprio... Gintama. Io domani faccio il raid al lavoro. Vado in giro per l'azienda a cercare... due vetrerie. Cosa facciamo dire al gatto? Cosa fa gatto? Fa Pokémon? Vedo poco, forse. No, di Pokémon fa. Gli possiamo Cotta... dire... La gotta, quella... Ditegli, era meglio rosso fuoco. Era meglio rosso fuoco, dai, ditegli così. Vai. E buonasera, buonanotte. Ciao belli, buona serata. E alle vostre suocere. Yeah.